Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Aspettiamo questa mattina la visita della Madonna e la festa della Visitazione di Maria, nostra Madre, Regina delle Grazie, proprio al termine del mese mariano. Aspettiamo tutti la visita della Madonna, una visita individuale e una visita di gruppo. La Madonna verrà questa mattina qui a stare insieme a noi, a vedere come vanno i miei figli, quelli che si radunano ogni sabato a Martiferace, nel centro di Gesù Liberatore. Voglio andare a vedere cosa dicono i miei figli, cosa fanno i miei figli. Siamo in attesa della Madonna che verrà a visitarci durante questa liturgia. Manda già i suoi angeli avanti per disporci ad accoglierla. E gli angeli ci dicono: purificatevi, lavatevi, mettetevi su, perché la Madre di Dio e Madre vostra sta per venire. Purificate il vostro cuore, perché la Madonna è tutta pura e vuole trovare i cuori mondi, le menti ben disposte. Vuole che vi laviate, vi profumate, in modo che possiate accoglierla con gioia, come Elisabetta l'accolse. E allora Maria verrà, e verrà a portarci suo figlio, verrà a portarci suo figlio, Gesù. Accogliamo allora l'invito che gli angeli santi ci danno di purificarci in attesa che Maria venga a visitarci. Angeli santi, noi vi preghiamo implorata dal cielo la rugiada luminosa, perché scende dentro di noi a purificare le nostre coscienze, i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Scenda la rugiada luminosa dentro di noi, o Spirito Santo, scendi. Scendi su di noi a purificarci. Siamo in attesa di Cristo Signore, portata da Maria nostra Madre. Spirito Santo, vieni. Vieni, acqua del cielo, rugiada luminosa. Scendi dentro di noi, bagna la nostra mente, il nostro cuore, i nostri occhi, le nostre labbra, le nostre orecchie, i nostri sensi. Vogliamo essere purificati da te, Spirito Santo di Dio. Spirito di purificatevi, lavatevi, dice il Signore, chiedete allo Spirito di venire. Purificaci. Thank you.
io, io li rubando roviano da loro ma, anacaya liriana io iore la maiana si, la liriana chi vaia rana iere liana, acqua del cielo scendi, rugiada luminosa scendi tu di noi, magna questo prato marido, lava le foglie di quest'erba, lava gli alberi della foresta, vieni l'escura del cielo, lava le nostre anime, i nostri cuori, i nostri sensi, vieni, vieni Spirito di Dio. Io riminario gli animo scinti chiero a io, ti mura chi mi vianna nel cielo lo. Nusciara nascio finirò, marana iunichi nasciara nascio, cielo annaiara nascio mia vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati, popolo mio. O Dio onnipotente, eterno e misericordioso, degnati di benedire quest'acqua con cui saremo purificati. Tu che aspergi di acqua le zolle della terra, aspergi queste zolle dell'acqua pura perché siano purificate e possono germinare all'umore dell'acqua che scende dal cielo. Lava, o Signore, i nostri peccati, lava le nostre infermità, lava tutto ciò che inquina l'anima nostra e il nostro corpo, lavaci, oh Signore, quell'acqua pura e noi saremo purificati e avremo la vita nuova. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. A quanti giungerà quest'acqua, porterà purificazione e salvezza. Signore, perché ci stai purificando, abbiamo fatto un lungo viaggio e abbiamo trovato al posto una donna, Rebecca,
che sta attingendo dell'acqua al pozzo, sta dando a tutti noi l'acqua per purificarci dal viaggio, l'acqua da bere per dissetarci. Ecco Rebecca al pozzo, sta attingendo l'acqua per tutti, e la figura di Maria che sta attingendo acqua per tutti, perché noi possiamo purificarci, lavarci, dissetarci, in attesa di incontrare colui che viene, colui che, portato da nostra madre, viene ad essere la nostra salvezza. O Maria, ti attendiamo. Ti attendiamo in questa santa liturgia. Tu ci porterai Gesù. Noi lo vedremo e sussulterai il nostro cuore. O Dio, che raduni questa Chiesa, sposa il corpo del Signore in questo giorno dedicato alla visitazione di Maria, nostra Madre, benedici questo popolo che è in attesa della tua venuta. Ravvivi in questo popolo, per mezzo di quest'acqua, il ricordo del Santo Battesimo, in cui fummo purificati e dissetati, e innestate nella vita nuova. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Visita, o Signore, questo tuo popolo, e voi tutti venite ad ascoltate, voi tutti che temete il Signore. Io vi racconterò quanto ha fatto il Signore per l'anima mia. Preghiamo. Un minuto in silenzio, perché dobbiamo intonare poi il Gloria, perché stanno venendo gli angeli con Maria. Un minuto in silenzio, in attesa, per intonare il Gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria e pace. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio unigenito. Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Dio del Padre, tu che togli i peccati, i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che sei alla destra,
tua destra del Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Che tu sei il Santo, che tu sei il Santo, solo il Signore, solo il Signore, solo l'Altissimo, solo l'Altissimo, Gesù Cristo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore hai ispirato la Beata Vergine Maria, che portavi in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta, concede a noi di essere docili all'azione del tuo Spirito, per magnificare con Maria il tuo nome santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: Oh
vorrei che tutti entrassimo nel clima di questa solenne liturgia, che è una liturgia nuziale. Si apre con l'invito alla gioia. Il profeta Sofonia grida: gioisci, figlie di Sion, esulta Israele, rallegrati, perché il Signore è con te, è in mezzo a te, Salvatore potente. Il salmo responsoriale è del Cantico dei Cantici. Lo sposo e la sposa. Una voce, il mio diletto viene. Eccolo. Io lo vedo saltellando, sta venendo. Alzate, amica mia, grida. Il tempo è venuto. L'inverno è passato. L'aria nuova spira dalle montagne. I fiori sono apparsi sui campi, gli alberi sono fioriti, la voce degli uccelli e delle tortore si fa sentire, la campagna è tutta in fiore. O mia colomba, vieni, vieni, io sono qui ad attenderti. Siamo nel clima nuziale. Lo sposo e la sposa si incontrano per una festa di amore. Ed ecco il Vangelo, Maria che porta lo sposo. Nel suo grembo, essa è la sposa dello Spirito, la figlia del Padre, porta suo figlio che è lo sposo dell'umanità. Elisabetta è tutta l'umanità che attende, ma dentro Elisabetta c'è il bambino, la nuova umanità che attende di nascere e di essere santificata. E quando entra Gesù, portato da Maria, il bambino esulta, perché lo Spirito Santo lo investe ed è santificato. È la prima missione salvifica di Maria, una volta che è divenuta madre del Verbo incarnato. C'è un'ondata di Spirito che investe Elisabetta, che profetizza, raccogliendo tutta la voce dell'Antico Testamento e di tutta la creatura. Benedetta tu fra tutte le donne, benedetta tu che hai creduto, benedetta tu che sei venuta e porti il Salvatore del mondo. Chi sono io che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, Elisabetta riconosci in Maria, in questa giovinetta di 16 anni, riconosce colei che porta il Creatore, il Salvatore, il Signore del cielo e della terra, e lo Spirito Santo che ha comunicato ad Elisabetta il grande evento. Elisabetta, la vecchia natura umana, si prostra, ma il bambino salta, e il nuovo regno che si instaura
Giovanni, il primo figlio del regno, che viene santificato da Gesù per mezzo di Maria, è il primo figlio spirituale di Maria in questo momento. E tutto ti riveste di gioia. Lo Spirito Santo che ha portato Maria sulle ali del vento, sulla montagna, che ha fatto germinare nel cuore di Maria il canto della gioia, e lo Spirito Santo che apre la bocca di Maria, la quale in un empito di gioia grida: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Io esulto perché la promessa fatta ai padri, la promessa fatta ad Abramo si adempie, perché la salvezza è venuta in questo mondo, perché i potenti vengono detronizzati, perché Dio viene a regnare sulla terra. La salvezza è venuta secondo la promessa fatta agli antichi padri. Ecco, siamo in un clima di gioia, in un clima di salvezza, in un clima misterioso dove l'amore crea la profezia, dove la profezia sboccia nell'amore, dove tutto esulta nella gloria di Dio, nella gioia che invade i cuori. C'è la santificazione, c'è la grazia di Dio che trionfa sul peccato, sulla natura, e una nuova era che si apre, e la primavera che è venuta sulla terra. Tutto è giubile e canto, e noi vogliamo essere coinvolti in questo clima di gioia, di canto, di novità, perché Cristo è venuto, perché Cristo santifica, perché Cristo porta la novità dello Spirito. La salvezza è venuta in questo mondo, ormai lo sposo è qui, e la sposa che siamo noi crediamo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia. E allora, fratelli e sorelle, dopo questo preambolo in cui noi vogliamo ambientarci nel clima di gioia della festa odierna, io mi rivolgo a ciascuno di voi, perché la grazia di questo giorno non vada sciupata. È Maria che viene a visitarci. Questa mattina tutti siamo nella casa di Elisabetta ad attendere Maria. Tutti siamo in Elisabetta. Tutti attendiamo Maria. Maria, con piede leggero, sale alla montagna e si ferma da Incarin, proprio dove Elisabetta aspetta. Essa è incinta, e al sesto mese l'angelo aveva detto a Maria: nulla è impossibile a Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, è incinta, ha 90 anni. Ormai vi è perduto ogni speranza, ma le scritture si devono adempiere, ed essi attende il bambino, va. E Maria, obbediente all'angelo, va a visitare Elisabetta. Ecco Maria che entra in casa di Elisabetta. In questo momento noi che siamo Elisabetta riceviamo Maria. O Spirito Santo, investi la nostra mente, il nostro cuore, apri le nostre labbra. Vogliamo riconoscere in Maria la nostra madre, colei che ci porta il Salvatore. Fratelli e sorelle, balziamo in piedi, riceviamo Gesù in Maria nostra madre, e con Elisabetta esultiamo
gridiamo chi sono io, che la madre del mio Signore venga a me. Esultiamo dentro il nostro cuore esulti in Giovanni, Maria, ecco che ci porta Gesù. Noi siamo Giovanni, che attendiamo la salvezza, l'attendiamo da Cristo. Si rinnovi la grazia del Santo Battesimo in noi, si rinnovi con la vigile di Maria la nostra santificazione e gridiamo la nostra salvezza, gridiamo l'alleluia a colui che è venuto a santificarci, a darci la vita nuova. L'esultanza di Giovanni si comunica a noi e cantiamo il nostro esultet, cantiamo la nostra gioia, perché Cristo è venuto a visitarci in Maria nostra madre. Alleluia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, come mai che la madre del Signore viene presso di me, e come mai che la madre del Signore viene presso di me, e come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai vieni a visitarci, o Vergine Maria? Vieni e visitaci. Visita noi peccatori. Visitaci questa mattina, o Madre. Noi ti supplichiamo, vieni a visitare i nostri cuori. Perché davvero quello che è accaduto a te fa parte del cielo e non della terra. E allora visitaci, o Madre, questa mattina riempi i nostri cuori della presenza del tuo Figlio Gesù. Ecco, Maria viene a visitare Elisabetta. Sta nella casa di Elisabetta, non in un trono. Essa non si presenta come la madre di Dio, per cui siede nel centro e tutti vengono ad adorare il Cristo che gli porta nel seno. Maria viene a servire, perché il Figlio di Dio è venuto a servire l'uomo. Ecco, Maria si mette a disposizione di Elisabetta, la serve, ed è Gesù dentro Maria che serve Elisabetta, serve Giovanni, perché si compia già in anticipo quello che dirà poi Gesù: il Figlio dell'uomo non è venuto
per essere servito, ma per servire. È uno stile nuovo che viene inaugurato, è il grande che serve il minore, è il primo che serve l'ultimo. E Maria, la regina del cielo e della terra, colei che è al vertice della creazione, che serve Elisabetta, e Gesù il Redentore del mondo, che serve Giovanni, lo santifica ed è là a servire Giovanni e Maria. È un atto di umiltà e di carità. Saranno i due sentimenti che accompagneranno Maria nel suo servizio, che contraddistingueranno il servizio di Gesù a noi uomini. E sono le due virtù che Maria mette dentro di noi. Lei la madre che vuole insegnare a noi come servirci gli uni gli altri in umiltà e in carità. Maria sta al servizio insieme con il figlio nella casa di Elisabetta e dimora 3 mesi di servizio. Nell'antica liturgia il 25 marzo avviene l'incarnazione del Verbo. Maria subito va in montagna dopo l'incarnazione del Verbo e arriva alla casa di Elisabetta. Sta 3 mesi fino alla nascita, che avviene il 25-24 di giugno, e attende ancora 8 giorni fino alla circoncisione del bambino e all'imposizione del nome Giovanni. E siamo al 2 luglio. Nell'antica liturgia la festa della Visitazione cadeva appunto il 2 luglio. Maria, dopo aver assistito alla nascita del bambino di Giovanni il 24 giugno, dopo aver assistito alla proclamazione della gloria di Dio, quando la bocca di Zaccaria si aprì e benedisse il Signore, dopo che Giovanni così riceve il nome, Maria il 2 luglio scende di nuovo a Nazareth, ha compiuto la sua missione. Nell'odierna disposizione liturgica è stata anticipata al 31 maggio, come al termine del mese mariano, questa festa, che nell'antica tradizione era proprio il 2 luglio, quando Maria, come dice qui la scrittura, stette 3 mesi e poi tornò a casa sua. Però Maria lasciò il profumo di sé in quella casa, lasciò la santità, lasciò Giovanni santificato, lasciò se stessa, Maria, in questa casa. Ecco, Maria è venuta a visitarci, fratelli e sorelle. Noi abbiamo esultato con lei. Maria è ancora qui. Essa sarà con noi, ma vuole lasciare qualche cosa di sé a noi. Vuole lasciare il suo profumo, vuole lasciare il suo dono, la sua umiltà, la sua carità, il suo servizio. Il suo canto, il canto del Magnificat, la sua lode a Dio, perché dopo che lei ritornerà a casa sua, noi possiamo in umiltà e in amore servirci gli uni gli altri e possiamo cantare quel canto che lei ha cantato. Possiamo continuare nella lode a gridare a Dio
che Dio è venuto a visitare il suo popolo, a stare nella gioia. Sì, o Maria, noi ti ringraziamo perché sei venuta questa mattina a visitarci. Lascia il tuo profumo in mezzo a noi, lascia la tua presenza in mezzo a noi, lascia la tua gioia e la tua pace, lascia l'umiltà e la carità in mezzo a noi, lascia la tua purezza in mezzo a noi, ma lascia soprattutto il tuo canto e la tua lode, perché noi possiamo continuare a lodare quel Dio che tu hai lodato, possiamo cantare a quel Gesù a cui tu hai cantato, a colui che è venuto dal cielo sulla terra per salvare noi tutti. Alleluia. Amen. Fratelli e sorelle, sono venuti tanti testi di gioia, testi di restaurazione, di gioia, e la promessa del Signore che viene a visitare il suo popolo. Il bellissimo testo di Geremia 33,
dove il Signore dice che restaurerà la nostra sorte. Il Signore viene in mezzo a noi e un'era nuova spunterà per il nostro gruppo, l'era di Dio, del trionfo della giustizia, della verità e dell'amore. Gli altri testi, il testo di Sofonia, gioisce. È un altro testo di gioia, di esultanza, dove tutti siamo invitati a gioire e a fiorire. È Maria che fa sbocciare tutte le rose di Gerico con la sua presenza. È Maria che fa scaturire i profumi sulla terra, tutti i fiori sbocciano, gli alberi della foresta emanano il loro profumo, il cipresso, il galbano danno il profumo, l'incenso si espande, ecco è il profumo della santità che sboccia con Maria. Esultiamo per questi testi che il Signore ci dà e siamo sensibili a questa festa di gioia. Il profumo di Maria è qui in mezzo a noi, anche noi toccati dalla grazia di Dio diamo il profumo della nostra virtù, della nostra purezza, della nostra umiltà, della nostra carità, il profumo della nostra preghiera. E adesso preghiamo, preghiamo per tutti. Dobbiamo prendere lo stile di pregare per tutti. Comporremo gli distici, come si faceva nell'antichità, i distici sacri, il distico ecclesiale e il distico civile. Noi innanzitutto preghiamo in questo momento per il nostro Papa Giovanni Paolo II, perché il Signore lo guidi nel suo cammino. Egli è Cristo che cammina sulla terra. Voi tutti dite, ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo per il nostro Vescovo Salvatore. Guidalo, illuminalo, proteggilo, e insieme a lui ti raccomandiamo tutti i presbiteri della Chiesa palermitana, perché siano rivestiti di grazia e di giustizia. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per i vescovi della Sicilia, della regione siciliana, per i vescovi d'Italia e per tutti i vescovi che sono in comunione con la sede apostolica, perché formano un solo corpo, perché testimoniano Cristo in tutte le parti della terra. Per essi noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, ti preghiamo per il nostro fratello Oscar, che presiede alla comunità nazionale, perché tu lo rivesti di luce ed egli sappia dire parole giuste al suo popolo. Per lui ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo per il capo della regione siciliana, ti preghiamo per il nostro sindaco, perché possono governare bene il popolo di Dio. Per esse noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E adesso ti preghiamo per tutte le famiglie nostre, per tutti i papà e le mamme, perché possono compiere bene il loro dovere. Per essi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per tutti i poveri della terra, per i bisognosi, per quelli che hanno bisogno di te. Per esso, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per i peccatori che sono lontani da te, perché ritornino al tuo trono. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso ascolta le preghiere che ti rivolgiamo come popolo di Dio per tutte quelle persone che si raccomandano alla nostra preghiera.
per sostenere l'uomo. Tu sai, o Signore, che abbiamo bisogno del cibo quotidiano e noi ti preghiamo per queste persone, o Signore, perché tu possa dare loro un lavoro. Ascoltaci, o Signore, esaudiscici, o Signore. Grazie, o Signore Gesù. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ti abbiamo presentati tutti questi nostri fratelli. Fa che se con animo distratto abbiamo eseguito gli elenchi, in questo momento con maggiore attenzione, riepilogando tutti questi elenchi, li presentiamo a te e ti diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. E adesso, o Signore, per intercessione di Maria nostra Madre, ci presentiamo tutti noi. Abbiamo bisogno della guarigione interiore. Guarisci la nostra mente e il nostro cuore. Guarisci i nostri sensi interiori. Guarisci le anime nostre. O Signore, noi siamo sicuri che per intercessione di Maria nostra Madre, tu questa mattina porterai la guarigione interiore in questo gruppo, in questa comunità. Porterai la pace, la serenità e la gioia. Porterai quel benessere spirituale che noi attendiamo. E per Maria nostra Madre, o Signore, che noi ti chiediamo di esaudire la nostra preghiera. Essa intercede per noi, ed è per questo che ti gridiamo: ascoltaci, Signore. Fratelli e sorelle, sappiamo che il Signore passa, che gli angeli santi sono in mezzo a noi. Il Signore opererà in tante persone, però il Signore vuole che siate voi a testimoniare, più che ad annunziare le guarigioni. Il Signore vuole che noi testimoniamo quanto il Signore ha fatto per noi. Con fede chiediamo che il Signore si manifesti in ciascuno di noi, con portenti e prodigi, soprattutto di ordine spirituale, e poi tutti. Glorifichiamo Dio. Testimoniamo al Signore che veramente Lui è passato, ha lasciato il segno della Sua presenza, in modo che Dio sia glorificato, benedetto, e la nostra casa si possa riempire del profumo del nostro ringraziamento. Alleluia. Ecco, sono annunziate tante guarigioni, ma sarete voi a testimoniare. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbiancheggiò, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi.
me sposto davanti a te, cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo in festa, perché il grano biondese ormai è maturato sotto il sole, poi il pollo negherà. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Vorrei avvertire per chiarezza che i donativi che voi date per la Madonna resteranno alla Madonna, e così saranno messi proprio sulla Madonna, però per qualche tempo, non per sempre, per metterle al sicuro. Poi noi le riceviamo questi donativi con questa clausola, che dopo qualche tempo, dopo un anno e più, accumulandosi, possono essere venduti per il culto della Madonna in questo luogo o per i poveri.
soltanto a questo titolo li accettiamo, in modo che siano doni così temporanei e non definitivi alla Madonna. Se poi qualcuno non ci sta a questo, bene, dopo qualche tempo può ritirare quello che ha offerto, ma noi li intendiamo accettare appunto perché prima siano messe qui davanti alla Madonna e poi siano usate ad uso sacro secondo le regole stabilite. Va bene questo? Questo per sicurezza. Anche perché questo luogo tante volte è visitato e allora vogliamo mettere al sicuro. E poi tanti donativi vengono date per utilizzarle a scopi sacri, perché non ha più significato che si perpetuino, va bene? Preghiamo. Dio onnipotente, che hai accolto e benedetto il gesto di carità di Maria, madre del tuo unico figlio, accetti i doni che ti offriamo e trasformali per noi in sacrificio di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alti i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è buona e giusta? È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è soprattutto dolce e doveroso in questa festa della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il tuo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutta l'estensione della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando, volgendoti all'umile tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Ecco, la Madonna ci dice in Siracide: sono cresciuto come un cedro su Libano, come un cipresso sui monti dell'Ermon. Sono cresciuta come una palma in Engadi, come la pianta di rosi in Gerico, come un ulivo maestoso nella pianura. Sono cresciuta come un platano, come cinnamomo e balsamo ho diffuso il profumo, come mirra scelta ho sparso buon odore, come galbano, onice e storace, come nuvole d'incenso nella tenda, come un terebinto ho steso i rami, e i miei rami sono rami di maestà e di bellezza. Io come vite ho prodotto germogli graziosi, e i miei fiori frutti di gloria e di ricchezza. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei prodotti, poiché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi è più dolce del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Chi obbedisce a me non si vergognerà, chi compie le mie opere non peccherà. Grazie, Signore, di questa bella immagine di Maria. O Maria, tu sei come un albero maestoso che spandi i tuoi rami. Tu porti il profumo di tutto il creato. Tu ci dici: avvicinatevi a me, prendete il mio profumo,
saziatevi delle mie delizie, del miele della mia bocca. Il miele della mia bocca è il Verbo di Dio che si è incarnato in me e fiorisce nel mio canto. Fratelli e sorelle, beviamo dalla bocca di Maria queste belle parole, saziamoci del miele che esce dalla sua bocca, inebriamoci del suo profumo e usciamo di qui, profumati del profumo di Maria, con sentimenti nuovi, con un cuore nuovo, con propositi nuovi, con la veste nuova. Preghiamo. Ti magnifico, Padre, la tua Chiesa, perché hai operato grandi cose per coloro che, sull'esempio di Maria, credono nella tua parola e, come Giovanni, sentì la presenza nascosta di Cristo tuo Figlio, così il popolo esultante riconosca in questo sacramento la presenza del suo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Adesso porteremo Gesù in processione. È il figlio di Maria, il frutto germinato nel suo grembo, è dato a noi.